Che messaggio lancia lei ai nuovi amministratori comunali? Che abbiano un po' di coscienza nel governare. Mi auguro solo che questa nuova amministrazione possa fare qualcosa di positivo per la città. Solo questo, perché è un bel momento. Non si spera molto, perché un bel momento i problemi ci sono, ma risolverli ci vuole tempo. Che messaggio lancia lei ai nuovi amministratori comunali? Che devono portare Alcamo a un livello alto della Sicilia. Che messaggio lancia lei ai nuovi amministratori comunali? Di fare qualcosa per Alcamo, perché siamo veramente rovinati. Nessuno pensa per gli altri, nessuno. Ognuno si fa le sue cose. Lei che messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale? L'amministrazione comunale, quindi il messaggio che si possa lavorare in sintonia per il bene dei cittadini. Lei che messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale, cosa direbbe? Di quella passata hanno fatto bene, quindi non è che hanno fatto chissà qualcosa. Ma... Fa agricoltura, sono interessato. Io dico di no. Perciò la racina si taglia e si butta in terra, ma dico normale e cara la racina in terra. Lei si riferisce alla misura della vendemmia verde? Dico che ci sono nazioni che sono a digiuno, una nazione che sto vino lo vorrebbero, c'è da suo vino e c'è da suo... e restituiscono una cosa. Lei che messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale? Sicuramente quello di dedicare più tempo ai cittadini, di essere onesti e farli sentire liberi nel proprio paese e nello stesso tempo l'ospedale, perché un paese senza l'ospedale non è possibile, lo sappiamo tutti. Niente, questo è quello che vorrei dire, essere semplicemente liberi in questo paese. Che messaggio lancia lei ai nuovi amministratori comunali? Nuove bisogna vedere quali sono le nuove, perché in percentuale io le trovo tutte vecchie, tutte conosciute, perché sono un originario arcamese, conoscente di tutti quelli che sono in politica, e da criticarle tutti uno per uno, come eventualmente avranno l'opinione sicuramente di me. Lei ha qualcosa da aggiungere? No, io sono perfettamente d'accordo a mio padre. Lei cosa pensa? Allora, io penso che come politici devono fare più politica e non fare più canzonissima come fanno tutta la sera con le festine che ci sono in piazza. Questo. Quale messaggio lancia lei in particolare alla nuova amministrazione comunale? L'onestà e la trasparenza, che non è mai esistito in questo paese. Quali servizi secondo lei dovrebbero essere potenziati, o se ci sono servizi che mancano, quali servizi? Il primo servizio in una città che Vespasiano l'ha risolto molti secoli fa, mancano i gabinetti, è uno dei problemi più grossi che esiste. Le persone anziane non sanno cosa fare, le persone che in le varie piazze si ubriacano e poi vanno a fare la fichica, le donne, i ragazzini non possono passeggiare dentro le ville perché c'è uno scandalo. Poi c'è un'altra cosa importantissima che l'amministrazione dovrebbe rivolgersi, cioè risolvere questo grande problema. Alcamo è diventato il gabinetto pubblico per i cani. Io amo i cani. Però i proprietari sono anche obbligati di portare il sacchetto a palestra, anche se il sindaco Pascale ha fatto un'ordinanza. Sì, ha fatto un'apposita ordinanza. Un'apposita ordinanza, io l'ho letto attentamente, è bellissima l'ordinanza, però messa in pratica non esiste. Il vigile urbano non esiste nessuno che controlla. Cosa dovrebbe fare la nuova amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei cittadini? Pensare di più ai cittadini, ai giovani, e non pensare che siano dei sudditi. Solo questo. Lei che messaggio vorrebbe lanciare alla nuova amministrazione comunale? No, ne capisco niente. E che messaggio lancerebbe ai nuovi amministratori? Che mi sta facendo? Che ci porta lì? Che ci sa dire? Che messaggio lanceresti alla nuova amministrazione comunale? Ma un messaggio positivo che posso dare è di migliorare Alcamo, in quanto molti lo hanno sempre proposto negli anni, però alla fine questo
cambiamento, queste novità non si sono mai viste, quindi spero in questo. Per quanto riguarda il settore del commercio, cosa c'è da fare? Ma sicuramente aiutare di più i giovani e invogliarli, sicuramente, visto che siamo un po' in una fase di declino, non so, magari aprirli e ad una nuova, non so, mentalità del commercio. Ecco, lei messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale di Alcamo. Buon lavoro, che facciano un lavoro serio per i cittadini, che tutto vada in maniera positiva. Lei che messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale? Allora, che risolvessero il problema dell'ospedale, i problemi del traffico, di incentivare il turismo, riparare tutte le perdite di acqua della città e risolvere il problema del precariato. Ma io mi auguro che la nuova amministrazione comunale risolva i tanti problemi che ancora restano da risolvere. Lei che messaggio lancerebbe alla nuova amministrazione comunale? Di fare nuovi lavori per i giovani, specialmente per i giovani, e per i pensionati, quelle minime, insomma, di farci un piccolo ritocchino, perché la vita è diventata così difficile che non arriviamo più a fine mese. Questa è la cosa che chiedo io a questa nuova amministrazione, di mettere la mano sulla coscienza e fare quello che è giusto da fare per il cittadino e per il paese, naturalmente. Questo. Che messaggio lanceresti ai nuovi amministratori comunali? Andiamo davanti. Dove chiesto? Come, scusa? Il lavoro. Sì. Tu invece? Pure il lavoro per i giovani. Che messaggio lanceresti alla nuova amministrazione comunale? Sicuramente di fare qualcosa di nuovo, più propositivo per la città. Ogni volta che torno dall'Olanda mi rendo conto che le strade sono sempre peggio. La pulizia... Dici, il manto stradale? Il manto stradale, sì. Soprattutto una, sì, cosa che noto è... Alcamo Marina sempre più abbandonata, trasporti pubblici, per esperienza diretta di miei amici olandesi che ho mandato qua ad Alcamo per trascorrere le vacanze, il trasporto pubblico è stato il più grande problema che hanno incontrato, senza trasporto pubblico sono stati costretti a affittare auto e quindi i costi sono aumentati e non... erano molto dispiaciuti per questo. E poi mi parlavano della pulizia di Alcamo Marina. Queste sono le due cose più rilevanti che ho riscontrato. E chi lavora nel settore della ricettività turistica conosce molto bene le esigenze del territorio alcamese. Quale messaggio lanciare alla nuova amministrazione comunale? Alla nuova amministrazione comunale vorrei dire che si potrebbe fare molto per far inserire Alcamo nei circuiti turistici internazionali, in quanto noi come privati con quello che possiamo fare già siamo riusciti ad attirare molti flussi dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, però avere l'aiuto del pubblico, per esempio organizzando degli educational, invitando qui direttamente gli operatori a visitare i nostri territori, potremmo aumentare notevolmente il flusso turistico, perché molto spesso noi partecipiamo a fiere, eventi o contattiamo gli operatori del settore, ma molto spesso ci rispondono che Alcamo non è conosciuta purtroppo, e per fare apprezzare le bellezze che noi abbiamo, secondo me è necessario portare qui principalmente gli operatori, i grandi tour operator o gli agenti di viaggio, in modo che loro possano presentarli al loro mercato di riferimento. Lei cosa propone alla nuova amministrazione comunale? Propongo i servizi sociali e basta. Non è che io pretendo cose di un sindaco o di aziende. Propongo i servizi sociali, che uno va comunque, ci serve una cosa, un certificato, c'è l'ufficio competente, non che va in un certo comune, che non si trova nessuno disponibile, porte chiuse, che va a fare, che ne va a fare, che non c'è, venisse una santiccia. Senta, l'amministrazione comunale uscente ha comunque molto puntato proprio sui servizi sociali e sì, vanta insomma di aver portato avanti... Ma che vanta?
di avere portato avanti insomma una serie di servizi. Dunque, ci dico una cosa sola e me ne vado. Sì. Che dove abito io, sì, la fognatura dovevo uscire come era giusto di uscire e non l'hanno fatto uscire perché ci hanno fabbricato e deve andare l'acqua in salita e in salita non ci può dire. Ci si è dato un po' di pendenza, siccome c'è poi la via Seggista appena cala l'acqua e noi avevamo sempre i garage pieni nell'inverno quando piove forte. Hanno scoperchiato 4-5 volte. Qui entriamo comunque nel campo dei servizi tecnici. Ecco, ma tecnici comunque... e servizi pure vari, che non è il servizio che avesse a fare la comune, non è un lavoro che avesse a fare la comune. L'hanno scoperchiato, sì, l'hanno poliziato, ma non hanno fatto niente per questo. Okay. E ci dice tante cose. Ci interessiamo. A via Sicilia non si può camminare, a via Bemra tutta strada giù, con una rete, l'acqua manca, i gabinetti, non ne so, i gabinetti, ave 6 mesi che c'è scritto dopo per riparazione, che c'è scritto, ave 6 mesi, ma dico 6 mesi ci vuole per riparare un gabinetto. Lei che messaggio lancia alla nuova amministrazione comunale? Di trovare qualche lavoro per tutti, però, no? Per me solo. Questo è il messaggio. Lei cosa propone alla nuova amministrazione comunale? Io ci dico alla nuova comunale di fare servizio per l'opera. Che cazzo, sento passare questa notte. È ammonito da pagare a Mastro che fosse... Così? Cosa propone lei? Ammonito da pagare, cioè a metro quadrato, se pagano con famiglia. Lei cosa propone? Ma io dico che no, solamente dei gabinetti, tutte queste cose. I gabinetti nel mondo. Qui siamo nella piazza Pittore Renda. Sì. E le esigono cose. Posso stare anziano. Voi avete qualche proposta da lanciare? Le esigge, le esigge. Il gabinetto più importante. Gabinetto e esigge. Ma... Lei che chiedo scusa, ci posso... Sono un giornalista io. Sono giornalista, va. Gente che urinano, agli alberi che è un casino. Non c'è una bambina che può fare giocare qua. Non ci sono uno del tutto che non si sa più in questa villa quello che succede. Poi ci sono delle persone che portano i cani qua. Che è una vergogna. Che i cani che fanno la pipì, come uno le rimprova e gli dice no, fatti gli affari tuoi. A un amico mio che qua... Non dire altre parole. Quell'amico mio là. No, io non dico, quell'amico mio, gli hanno...